Io mi chiamo Gianfranco Andriola, lavoro per il Formez e vi tengo compagnia per l'inizio di questo webinar. Accanto a me vedete alcuni dei relatori di oggi, non in chat non arrivano segnalazioni, quindi direi che tutti mi sentite e mi vedete abbastanza bene. Buongiorno, ben arrivati. Mi prendo qualche minuto iniziale giusto per accogliervi e per raccontarvi qualcosetta rispetto al webinar di oggi. Siete abbastanza, direi che siete 60 puntualissimi, quindi ne approfitto anche per ringraziarvi della vostra puntualità. Guardate, il webinar di oggi prevede, oltre agli interventi della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana, anche un'introduzione di Gabriele Ciasullo di Agid. Non so se riuscirà ad essere con noi, nel caso mi prendo io qualche minuto per raccontarvi un po' le cose che mi avrebbe detto Gabriele. Vi dicevo che oltre a me, oggi vedete Massimo Fustini della Regione Emilia-Romagna che è qui accanto. Ciao Massimo. Fernanda Faini, che vedete appena sotto di me, della Regione Toscana, che insieme ai suoi colleghi ci racconterà un po' meglio, e Laura Pacini, sempre della Regione Toscana, che ci terrà compagnia per i primi minuti di questo webinar. Era, come dire, un affaccio prima che inizi una seconda riunione. Io direi che lentamente possiamo provare a introdurre la giornata di oggi. Io vi racconto giusto qualcosa di contesto, cioè dando una scorsa ai nominativi degli iscritti, mi è parso di capire che molti di voi hanno già seguito le, come dire, precedenti puntate di questo ciclo di seminari che nasce all'interno del network OT11-OT2. È un'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica che più o meno nasceva con l'idea di accompagnare il PON Governance, o quantomeno i programmi operativi nazionali che convergessero sui due obiettivi citati nel titolo, cioè l'obiettivo 11 e l'obiettivo 2, che rientrano abbastanza con i temi trattati dal portale dati.gov.it e più in generale con tutta la partita Open Government che immagino voi sappiate che soprattutto nell'ultimo periodo l'Italia ha investito abbastanza su queste cose, in particolare col terzo piano nazionale di Open Government che nasce all'interno di Open Government Partnership, che a sua volta è una cosa più ampia, un'iniziativa multilaterale internazionale che coinvolge tutta una serie di paesi e quindi di volta in volta i paesi aderenti all'iniziativa Open Government Partnership, come dire, presentano all'interno del proprio paese e anche sul piano internazionale un piano che prevede una serie di iniziative che più o meno convergono su questi paesi. Tutto questo per dirvi che c'è una forte convergenza di tematiche, di obiettivi e di, se volete, anche indicatori di risultato tra i programmi nazionali, in particolare il PON Governance, e l'iniziativa OT11-OT2. Ne approfitto anche per dirvi che è nato come un network fatto da tutte le amministrazioni destinatarie di programmi operativi nazionali, è nato all'interno del webinar, il sito che vi mostravo prima, e adesso è arrivato un nuovo sito che è questo qui che è proiettato in questa slide, dove più o meno si raccolgono tutte le iniziative legate a all'area OT11-OT2. Questo per dire che qui si può restare più o meno aggiornati su tutto quello che sta avvenendo in quest'ambito. Ripeto, il progetto è del Dipartimento della Funzione Pubblica e aderiscono tutta una serie di soggetti, tra cui le regioni che vedete accanto a me all'inizio di questo webinar. Noi in realtà abbiamo pensato un primo ciclo che è andato in onda nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, a cui se ne è aggiunto un secondo, che è quello che si conclude oggi, che ha visto il 6 aprile la Regione Veneto e la Regione Umbria e oggi la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna. L'idea è quella di fare una prospettiva nazionale sulle regioni che si sono attivate per esporre dati in formato aperto, quantomeno che hanno attivato politiche destinate a valorizzare il patrimonio informativo pubblico attraverso l'open data. Ce ne sono varie, sono molto differenti l'una dall'altra ed è interessante, almeno quantomeno l'obiettivo di questo ciclo di webinar è proprio quello di cogliere le differenze tra diverse organizzazioni che, confrontandosi con un tema complicato, insomma, con un tema vasto, sia che implica delle conoscenze tecnologiche, delle azioni organizzative, degli obiettivi comuni condivisi sia a livello regionale che a livello nazionale, cercare di capire come
come ci si è organizzati in Italia, ed è importante dal nostro punto di vista, soprattutto dal punto di vista di DatiGov, del portale nazionale dei dati aperti, raccontare le modalità in con cui soggetti diversi si organizzano rispetto a questa cosa. Può essere utile a chi già lo sta facendo per avere, come dire, un minimo di ispirazione su quello che possono essere eventuali rilanci o manovre correttive o spunti per tarare meglio le politiche, però allo stesso tempo può essere interessante per chi ancora deve cimentarsi con il tema delle reti aperti e vuole un minimo capire quello che sta succedendo. Banalmente posso dirvi che una delle, forse, delle cose più interessanti dell'occuparsi in maniera professionale del tema dell'open government, dell'open data e della partecipazione è che vi posso assicurare che tutte le persone che si occupano di questa cosa sono tendenzialmente molto disposte a darsi una mano l'una con l'altra, quindi anche banalmente avere un minimo di riferimenti, sapere chi se ne sta occupando, un nome, un cognome, un indirizzo mail di chi si sta occupando di questa cosa in contesti diversi può essere un buon modo per creare sinergie anche a livello nazionale e regionale. Insomma, queste erano più o meno le idee che ci sono venute in mente nel momento in cui abbiamo progettato questo ciclo di seminari. Ripeto, ne abbiamo fatti tre negli scorsi mesi e con questo di oggi concludiamo il secondo ciclo da due seminari. Vi dicevo all'inizio, per chi già c'era, che il primo intervento sarebbe dovuto essere, cioè subito dopo questa mia introduzione, l'intervento previsto era quello di Gabriele Ciesullo, che temo che non riesca ad essere qui oggi con noi a raccontarci la sua parte di questo seminario, quindi in maniera assolutamente indegna provo io a dirvi qualcosina, insomma qualcuna delle cose che vi avrebbe detto Gabriele, perché magari riesce a raggiungerci un po' più avanti e può aggiungere qualcosa o magari integrare le cose che malamente vi racconterò io. Nei webinar noi immagino lo sappiate, nel senso, ripeto, vedo molte persone che già hanno partecipato ai precedenti, però penso valga la pena comunque ricordarlo. La chat che state usando in questo momento, che in questo momento è piena di questa qui, è assolutamente aperta, non è mediata, quindi qualunque cosa vi dovesse venire in mente non esitate a fare domande a me o ai nostri relatori, così come vanno avanti i loro interventi. Come noi come Stoxformat ci preoccupiamo di riproporle ai singoli relatori a conclusione dei loro interventi, quindi come dire, chiacchieriamo volentieri attraverso questa chat, usiamo questo strumento. È importante, credo, dirvi sin da subito che il webinar, anche come le parole che sto dicendo io in questo momento, sono registrate, quindi la registrazione integrale in piena logica di condivisione dei contenuti che ci è propria come portale nazionale dei dati aperti, viene a conclusione del webinar questo stesso pomeriggio, insomma, sulle 3:30, le 4, sulla stessa pagina da cui vi siete iscritti all'evento che è su EventiPA, troverete la registrazione integrale del seminario e le slide da scaricare in PDF di tutti i relatori di oggi. Quindi, come dire, è un modo, ritorno a quello che vi dicevo prima, cioè l'idea è quella di condividere una serie di percorsi e di mettere a disposizione per chiunque i materiali che possono essere utili a tutti. Le slide sempre le trovate sulla pagina di Eventippia. Io vi dicevo, Gabriele avrebbe voluto raccontarvi un po' di cose rispetto alle ultime novità che riguardano il portale, purtroppo non vedo che non è ancora riuscito a raggiungerci, quindi inizio a introdurle io. E volevo soprattutto partire da DatiGov, che da un po' di tempo ha aggiunto, quantomeno, immagino sappiate che circa un mesetto fa abbondante, il portale nazionale dei dati aperti è arrivato a una nuova versione, ha avuto una release successiva alla precedente, che in qualche maniera integra quelle che sono le linee guida per i siti web della pubblica amministrazione, per il design dei siti web della pubblica amministrazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, e in più aggiunge tutta una serie di funzioni. In particolare abbiamo rimesso in moto l'harvester del portale, che è stato fermo per un po', quindi adesso in maniera automatica i dati confluiscono dai portali di tutte le pubbliche amministrazioni italiane federate con il portale nazionale attraverso un sistema tecnologico che appunto si chiama Harvester, ci permette di tirare giù i dati così come vengono aggiornati sulle fonti, o meglio, tirare giù i metadati così come vengono aggiornati sulle fonti. Poi tutta una serie di funzioni. In particolare oggi volevo parlarvi di due sezioni che abbiamo aggiunto da poco, che sono la sezione monitoraggio e la sezione sviluppatori, o meglio, la sezione sviluppatori già c'era, però ha subito, come dire, un importante aggiornamento, anche
in relazione al modo in cui il tema del digitale in questo momento viene gestito a livello centrale in Italia. Immagino sappiate ancora una volta che il team per la trasformazione digitale, coordinato da Diego Piacentini, ha rilanciato tutta una serie di temi che ci sono assolutamente cari, tra cui quello dello sviluppo condiviso, quello del poter collaborare anche a livello software, anche a livello più operativo con soggetti diversi, anche certamente esterni alla pubblica amministrazione, partendo ovviamente dalla condivisione del codice. Quindi DatiGov, così come altri progetti dell'Agenzia dell'Italia Digitale, sono confluiti su questo sito, questa piattaforma meglio, che si chiama Developers IT e che è patrocinata, se vorrei usare un termine piuttosto desueto, dal team per la trasformazione digitale dell'Agenzia per l'Italia Digitale e mette a disposizione tutta una serie di risorse legate ad alcuni progetti strategici dell'AGID, tra cui DatiGov, ma c'è anche SPID, c'è l'Anagrafe nazionale, c'è la CIA, insomma, le piattaforme grosse che in questo momento sono in corso di progettazione, in corso di sviluppo, in corso di aggiornamento, trovano sul Developers IT il luogo in cui una community di sviluppatori può confrontarsi a livello centrale con l'Agenzia dell'Italia Digitale e con il team per la trasformazione digitale, cercando di contribuire, cercando di condividere. È una cosa che ci piace molto, quindi poteva essere una buona occasione quella di rilanciarla all'interno di questo webinar. Ovviamente qui c'è tutto, rispetto al progetto DatiGov, ci trovate tutta la documentazione che è in corso di aggiornamento, il codice sorgente del portale che verrà pubblicato di qui a un po', l'architettura del software e in particolare la collaborazione. Esiste una mailing list condivisa, ma soprattutto esiste una funzione legata GitHub di issue, cioè una serie di soggetti esterni al portale, insomma, chiunque con un account può suggerire una serie di modifiche, una serie di spunti da implementare sul portale e di volta in volta noi come redazione ci preoccupiamo innanzitutto di presidiare quello spazio e poi di proporre delle soluzioni che possono essere condivise. E ci piace lavorare in questo modo, ci piace condividere, ci piace avere spunti dall'esterno per migliorare quello che stiamo facendo. L'altra sezione di cui vi volevo parlare oggi è la sezione di monitoraggio che abbiamo inserito da poco. Il nostro caro amico, nonché relatore di un sacco di webinar di DatiGov, nonché relatore del precedente ciclo, Ferdinando Ferrari della Regione Lombardia, poco tempo fa in chat ci chiedeva se faremo l'infografica come era prima, parliamo come dire, ere fa di DatiGov. Sì. Io ci sto lavorando, nel senso che è una delle cose che in questo momento è sulla mia scrivania, ci piacerebbe ripartire dalla stessa logica, cioè di utilizzare il portale nazionale non solo, come vedete, per esporre, catalogare e esporre i dati della pubblica amministrazione in formato aperto, ma anche per promuovere una serie di iniziative, tra cui la condivisione informativa, tra Certo, cui una grazie, buongiorno serie di iniziative di a promozione del tema dei tutti dati aperti e anche il grazie monitoraggio. In per questo caso però la l'opportunità sezione di monitoraggio si è soprattutto naturalmente concentrata io su farò la due prima aspetti parte fondamentali di qualunque genere di dell'intervento che sono monitoraggio, stato. cioè da un lato fornire unità di misura che possono Ecco, essere lascio la utili, parola a condivise, che Davide possono dare una Bruno, non ci dimensione di chiami. come un fenomeno sta Molto andando avanti, brevemente. e dall'altro degli strumenti di analisi. Certamente Sì, quello l'infografica che rientra in questa cui seconda voglio categoria di strumenti parlarvi è di analisi e, sostanzialmente la ripeto, ci stiamo visione un lavorando e ci po' piacerebbe pubblicarla il prima ha possibile. guidato poi aspetti Però volevo innanzitutto anche molto parlarvi di alcune cose tecnologici che già disponibili sul sito, relativamente alcune agli obiettivi cose decisamente del importanti data. rispetto al tema dei dati aperti in Italia, Che cosa e abbiamo c'è il fatto rapporto con annuale l'origine sulla disponibilità postale? di banche dati pubbliche in Innanzitutto come formato riferimento aperto e il paniere dinamico abbiamo di dati. riferimento Sono due strumenti che sono in forte normativo relazione e tra di loro, nel senso che proprio l'Agenzia per l'Italia Digitale piuttosto recente perché la scelta deve ogni è stata tot raccontare la situazione prima dei di dati iniziare aperti in Italia attraverso un una delibera. rapporto. Per arrivare a questo rapporto, Vedere come vi anche dicevo prima, era indispensabile definire delle unità di che misura che quali fossero gli rendessero la aspetti valutazione da quanto più trattare oggettiva e condivisa maggiormente, possibile. che Quindi, cosa potesse facendo essere riferimento proprio all'area di lavoro comune OT11 OT2 l'interesse della e attraverso un collettività. percorso E questo condiviso si è poi si definito è quello che abbiamo chiamato paniere tradotto in dinamico dei dataset, cioè una una vera e propria serie legge, di dataset che più ritenuti che studio chiave per data, direi una che legge di potessero servire come data cartina di sullo tornasole per per cercare di capire a che punto i vari governance. soggetti che espongono dati aperti Cercherò di spiegare per presidiano questi alcuni di brevi questi minuti, espongono così perché in formato aperto alcune di queste effettivamente informazioni una legge e di qui cercare di che capire tratta un
come questa tutti cosa gli si aspetti distribuisce legati sia a livello nazionale che api, regionale in api Italia e definire spendate e quindi una, anche gli aspetti valutazione che poi costruisce il che rilevate. rapporto. Ma Il prima rapporto appunto Andrea, è il rapporto annuale cosa vado a sulla dire? disponibilità Che di banche dati, ci peraltro faccio con il è collaboratore? utile sia come strumento di Quali lettura del fenomeno dei sondaggi sono state immobiliari le effettivi scelte in Italia, sull'indebitamento? ma è anche utile per fornire una Che ha serie di intrapreso indicatori di Regione monitoraggio al PON Toscana. governance di cui vi dicevo In prima, che a realtà non sua risulta volta ha, come dire, una una sorta di scelta sulla framework di indicatori che ci convenzione aiutano a capire giuridica quanto gli dell'open data, quindi obiettivi che il PON governance sulle si è posto all'inizio licenze, siano realizzati di anno in scegliendo anno rispetto alle a esigue livello iniziative normativo finanziate dallo stesso PON governance. E quindi il per rapporto annuale ci aiuta non in entrambi i sbagli, modi, nel senso da un lato proprio riesce a per farci capire un'esigenza che punto è di lo sviluppo del PON internazionalizzazione, governance, dall'altro ci dà poi è una la panoramica del stessa. fenomeno Open Data in Italia. Ritroviamo Quindi è nato con questa idea e nelle linee guida rispetto 2016 alla, viaggio, al parallelo che vi diciamo facevo appunto, all'inizio parlando di siamo monitoraggio, contenti quindi il che paniere è siamo chiaramente certamente lo strumento di sulla linea analisi dei anche dati con il e quadro il nazionale rapporto in questa che logica consiglia diventa la fotografia una dell'open scelta data di in Italia in questo momento. questo E tipo. ovviamente il paniere, Dal punto di come vista titolo paniere tecnologico, dinamico, era proprio funzionale a questo, nel l'attenzione senso è qualcosa che evolve della nel tempo, quindi regione questo è un è primo, rivolta non soltanto una prima valutazione, ne all'interno, ma seguiranno altre in anche un momento all'esterno, più cercando avanzato e di certamente, fornire una ritornando alla piattaforma domanda che di possa Ferdinando Ferrari, essere l'infografica può utilizzata anche essere dagli enti, utile anche come sistema intermedio di perché gli enti valutazione, l'idea è quella di stanno utilizzando metterla online e con di una cooperazione aggiornarla, un po' come succedeva anche per insomma, in portare l'altro. maniera cadenzata, vediamo in mese e mezzo, Dove 2 mesi. ci siano invece delle realtà che È già hanno delle interessante, iniziative infine, e quindi hanno già il cappello, se volete, sotto il proprio quale tutte queste iniziative si muovono, è comune, è unico portale, ed con è un'attenzione naturalmente condiviso a alle livello caratteristiche di europeo ed è la credibilità e di direttiva accessibilità. PSI, la direttiva Ovviamente sul Public sulla Sector dimensione economica Information. È i dati sono veramente un'iniziativa gravi, quindi normativa che parte a livello la normativo tariffazione europeo e è viene presente poi soltanto dove Declinata da chiamo tutti i singoli paesi, conforme di alle base è esattamente quello che è il linee guida concetto, quello che vale per l'open data, previste cioè se le dall'AGI. informazioni sono prodotte da pubbliche La cosa amministrazioni e quindi sono finanziate dal contributo di però mi cittadini interessa e imprese, è giusto che in soprattutto qualche maniera mettere in evidenza del queste nostro informazioni ritornino nei percorso a formati livello migliori sia che normativo possono garantire la possibilità che di poi a diffusione, non livello solo formati ma anche diciamo accesso, ovviamente quotidiano, aperte, che no? incentivino la È la possibilità di informazioni attenzione alla prodotte a partecipazione livello europeo di alla essere collaborazione. condivise. Sia a Ci interessa perché l'Unione livello Europea non interno che a livello solo esterno. progetta questa Riteniamo che iniziativa, ma sostanzialmente puntualmente fa un monitoraggio a livello europeo per cercare di questi capire qual è percorsi l'implementazione possano della essere direttiva, gestiti cioè come i soltanto singoli paesi non solo hanno con acquisito a livello diverse normativo professionalità nel proprio contesto giuridico i principi della e con l'aiuto PSI, e il ma sostegno e il anche supporto come iniziative esterno, perché alla pubbliche stanno fine rendendo gli open l'informazione data pubblica aperta. servono se vengono Quindi l'idea utilizzate. dell'Unione Europea è Quindi quella di avere un monitoraggio con questa rispetto diciamo a tutto il territorio europeo, cercare di capire come queste cose stanno visione funzionando e come viene all'interno è distribuita nei stato singoli paesi. previsto un vero e proprio Noi ci processo mettiamo del nostro, nel senso che organizzativo l'Agenzia dell'Italia Digitale è il che soggetto accompagna incaricato per portare avanti l'apertura questo dei dati monitoraggio e la e lo loro stiamo utilizzazione facendo attraverso una serie di questionari che ovviamente l'Unione Europea ci invia e quindi diciamo, conferendo un ne ruolo alle approfitto diverse per salutare strutture Laura Pecini che credo si interne debba lasciare. coinvolte, Ciao Laura. quali titolari E dei dati dicevo, durante l'ultimo la riunione e responsabilizzandole prevista, abbiate pazienza, all'apertura, mi hanno detto 2 minuti fa. Quindi niente, ho cercando scritto anche nella chat, e scusatemi, ma vi devo lasciare. Arrivederci. E di poi rivalutare il cercherò nostro di aspetto, cercando di essere lavoro come coordinamento per di i tutte le propri ADC. Ho bisogno appunto di sapere dei che soggetti punto che siete arrivati appunto come lavoro. sono all'interno delle Buon strutture lavoro a tutti. titolari dei dati. Ciao Ma un aspetto Alessio. E vi importante, dicevo e che la PSI qui c'è anche una ci novità di interessa quest'anno, moltissimo rispetto al tema dell'open data, più in è nel generale rispetto al tema della gruppo di condivisione del lavoro. patrimonio C'è informativo un gruppo di pubblico lavoro aperto, c'è l'idea che trasversale, informazioni che permanente, sono dentro la pubblica amministrazione che si possono occupa passare all'esterno e possono essere riutilizzate non da soggetti esterni. solo di open data, ma di E quindi demo anche proprio di big dovendo data, aggiornare, fare il proprio perché punto europeo su l'idea quello che di sta Regione avvenendo Toscana rispetto ai temi della è PSI, stata quello che ci è quella venuto in mente è di di proporre un trattare monitoraggio in che un modo trovate raccontato sinergico
Ricorda, se no raccontato. un'informativa. Guardate, il link in basso, no, credo che non è attivo, però adesso ve lo Di segnalo in dati, chat. quindi cercare Questa è la di news che un po' racconta quello che vi mettere sto dicendo, a mentre in valore questa pagina di DatiGov trovate il il possibile. questionario Questa aperto. È miniera che rivolto a tutte naturalmente le pubbliche all'esterno può amministrazioni essere italiane che hanno utilizzata implementato in iniziative di diversi valorizzazione del proprio patrimonio modi. Quindi da informatico questo pubblico punto attraverso i di dati vista il gruppo di aperti. lavoro Il monitoraggio dura per interno un periodo lungo, che era quindi stato l'abbiamo ancora per istituito nel qualche mesotto, può essere fatto 2013 con con calma e delle ci sembrava funzioni utile limitate rilanciarlo sostanzialmente agli rispetto open data, anche in questo webinar, quindi alla perché pubblica ripeto, l'idea è proprio quella alla di condividere, cioè divulgazione di acquisire informazioni e poi condividerle degli sia open a livello nazionale sia a livello europeo. E fra l'altro vi data, dato che riteniamo anticipo sia che comunque un una delle lavoro intenzioni, permanente, credo, dell'Unione Europea quindi è un work, tra un la po' fine di diciamo quest'anno, un work molto probabilmente il in prossimo anno, progress, rivedere ancora una volta il DPSI, che ormai credo si che è sia del evoluto in un gruppo di 2003, ha lavoro avuto una nuovo, revisione che è qualche anno questo fa, e adesso di cui ancora una volta dicevo, credo che l'Unione Europea ci voglia che si rimettere occupa mano. di Ed è facile open immaginare data la big ragione, nel data. senso che sono temi che evolvono in maniera Questo perché molto naturalmente rapida, e quindi è giusto che rispetto a dei anche big data principi che, sono ripeto, sono qualcosa quelli di della cui condivisione anche gli enti dell'informazione pubblica, pubblici non vengono possono declinati rispetto a quelle che sono le principali tendenze non tecnologiche. occuparsi, data la Pensate che rilevanza nel sicuramente momento in hanno cui è stata anche per la scritta la prima versione collettività, della PSI, probabilmente il tema e dell'open dato che data appunto ancora era ci qualcosa di sono assolutamente state vago, adesso invece è molto più strutturato, abbiamo licenze di riferimento per delle i novità formati di normative sia a riferimento, livello anche nostro qui con sta l'avvento molto evolvendo del rispetto all'economia 2015 delle API, sia a rispetto a un livello modo diverso nazionale anche di esporre con informazioni le pubbliche, linee guida quindi è giusto che puntualmente, come 2016. dire, rispetto a un principio Quindi iniziale che questo resta gruppo sempre lo stesso, ci cosa sia un cerca di fare? aggiornamento normativo, su In realtà quelle di che sono le seguire cose più operative. E quindi questo di dare monitoraggio, questa attuazione idea che alla c'è venuta di un normativa e alle questionario strategie rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni, è nazionali proprio e funzionale ad regionali, cercando aggiornare, anche di far come dire, a partecipare fare la il punto della regione situazione e quindi aggiornare alle l'Unione Europea rispetto a iniziative quelle che sono le novità principali in Italia. Avremo ovviamente che la riguardano stessa gli open analisi data, sugli proprio altri paesi perché europei, quindi riusciremo in meglio a realtà capire l'idea ancora una volta è pubbliche che soltanto amministrazioni con la differenti, paesi diversi, condivisione, soltanto iniziative politiche insieme nazionali sia differenti possibile si stiano organizzando mettere rispetto a allo valore questa scopo obiettivo. strategia di Io credo di sviluppo. avervi detto più o meno tutto quello che E si volevo cerca dire di trattare appunto anche all'inizio. degli A aspetti questo punto direi che nuovi, posso passare la parola a possiamo dire, del Fernanda rientro della Regione Toscana e mi preoccupo relativi anche proprio di ai big data. condividere le sue slide. Eccole qui. La partecipazione e la collaborazione non è Gabriele soltanto purtroppo non si è una affacciato, c'era partecipazione e collaborazione C'era all'interno. Germano, sempre Fernando Ferrari, che ci diceva che nel paniere c'è qualcosa che non torna, visto in chat. In questo momento mi spiace molto che Gabriele Ciasulo non sia qui a risponderti a queste domande, però sicuramente troveremo la maniera per ragionarci, magari non in questo momento, ma comunque sì, ripeto, l'idea del paniere è nata come un termometro condiviso rispetto alla situazione dell'open data, quindi è certamente ancora in discussione, nel senso che qualunque nuovo spunto, qualunque nuova appunto rispetto alla situazione attuale del paese può assolutamente portarci a una sua nuova revisione. Io non credo ci fossero altre domande. Ringrazio Mirko Palmieri che vi ha dato il link in chat che volevo inserire prima. Fernanda, lascio a te la La parola nostra per il tuo piattaforma, intervento. e quindi cercando di fornirgli una sezione che possono gestire in piena autonomia, o federando il portale con altri portali, appunto, che siano già stati sostanzialmente sviluppati dalle amministrazioni del territorio. Molto importante la partecipazione e la collaborazione esterna, quello che sto dicendo naturalmente sono tutti aspetti previsti anche in norma, e quindi diciamo la legge si è auto, la Regione Toscana si è vincolata rispetto di questi aspetti. Per quanto riguarda la partecipazione e la collaborazione esterna, si articola in diversi aspetti. Innanzitutto si permette a cittadini, imprese e associazioni di avere un ruolo propulsivo e quindi sostanzialmente di segnalare
segnalare e proporci dati di cui avrebbero bisogno come dati aperti e anche di segnalarci ex post quanto hanno realizzato con i dati aperti della regione toscana e quindi c'è anche questo aspetto. Oltre a questo c'è anche la possibilità di spazi di cooperazione pubblico-privato all'interno della sezione dedicata agli open data nel portale Open Toscana. Vale a dire che come lasciamo spazio agli enti pubblici, prevediamo anche la possibilità di spazi autonomi gestiti da soggetti privati, proprio cercando di valorizzare questa sorta di partnership pubblico e privato e quindi di mettere in rilievo anche questo tipo di esperienze. Naturalmente l'azione della regione è anche indirizzata a una informazione, sensibilizzazione e formazione dei cittadini in modo che il tema non rimanga un tema di nicchia, ma i dati possono essere utilizzati il più possibile all'esterno e anche iniziative tipo contest e hackathon per start-up e imprese in modo da poter far emergere, far sviluppare idee e realizzazioni anche grazie ai dati che mettiamo a disposizione. Questa che vedete sostanzialmente è la piattaforma Open Toscana, che non è composta soltanto da ovviamente la sezione relativa ai dati, ma anche da una serie di ulteriori sezioni, proprio perché in realtà la piattaforma dovrebbe avvicinare e rendere più fruibile e semplice l'amministrazione per cittadini, associazioni e imprese. Quindi in realtà, come vedete, sono moltissime le sezioni di questa di Open Toscana aumentano nel corso del tempo, proprio perché è un work in progress, lo ripeto, ed è fondamentale che sia così. Una di queste sezioni è proprio la sezione dedicata ai dati, e quindi è il nostro portale, e lo vedete in questa slide, è un portale che quindi permette, come vi dicevo prima, non soltanto di ricercare i dati e la regione aperto, ma anche di farci segnalazioni, proporre dati che vorrebbero aperti, ma anche condividere esperienze realizzate grazie ai nostri dati, quindi prodotti, servizi, cercando di creare appunto un dialogo costante con la connettività. A che punto siamo? Per questo in realtà lascio la parola ai miei colleghi. Comunque siamo a 2168 dataset che spaziano sui diversi temi e in realtà cerchiamo continuamente non solo di aumentare quantitativamente dei dati, ma anche di migliorare la qualità e di ampliare gli orizzonti del caso proprio dei big data. Io vi ringrazio in modo molto rapido, c'è un cambio di scena, passo la parola al mio collega Davide Bruno per gli aspetti più tecnologici. Grazie. Grazie.
Eccomi. Salve, sono Davide Bruno di Regione Toscana e mi occupo di Open Data, del portale in particolare e anche sono coordinatore del gruppo di lavoro al quale facevo riferimento Fernanda. Questa slide praticamente è già stata illustrata precedentemente meglio di me da Fernanda, ci sono solamente due slogan, diciamo, Regione Toscana è open by default, e in particolare CC by default e open on demand, in quanto dal portale che vi ha fatto vedere Fernanda, è possibile richiedere anche l'apertura di nuovi dataset. Questa è un po', diciamo, la linea temporale dello sviluppo degli open data in regione. Partiamo dal 2012, era luglio, e andiamo online con il portale con numero abbastanza esiguo di dataset. Poi, come già ricordato Fernanda, abbiamo la delibera, quindi la Regione Toscana già dall'inizio si è posto il problema di gestire dal punto di vista di processo l'apertura degli open data con un gruppo di lavoro interdisciplinare già dall'inizio. Poi abbiamo la legge regionale e nel 2017 il gruppo di lavoro passa da open a Open End, grazie a Luca Cepiani, che scalpita di fare, ma ancora presto. Qui abbiamo un focus sulla più tecnologica, diciamo, sulla versione di SIHAN, quale stiamo, che è disponibile attualmente online. E poi possiamo andare. Ecco. Qua è una delle prime, diciamo, dei primi casali della regione che ha l'ambizione di fare la piattaforma un indice dei siti open data rappresentati in Toscana. Come potete vedere, sono presenti non solo i dati dell'ente Regione Toscana, ma sono presenti anche quelli del Comune di Firenze, che citiamo ben volentieri poco, del Comune di Pisa, della Regione Toscana stessa, la provincia di Firenze, la provincia di Lucca, la provincia di Pisa, il Comune di Montevarchi e il Comune di Cascina, e poi anche il Remoto Centro Italia, che come dice giusto registrato la Fernanda, prima già la regione regionale ci consente di ospitare anche i dataset dei privati. Le potenzialità del lab sono
riassunte in questa slide, diciamo, la possibilità di avere. Sì. Mi sa che ci sia. Davide, tu mi senti, mi vedi? Perfetto. Guarda, c'è certamente qualche problema legato al tuo video e al tuo audio, nel senso che noi in questo momento vediamo la tua immagine frizzata e il Poi mi tuo dici audio ci arriva dove riprendere. a pezzetti, non saprei neanche bene come, come se fosse singhiozzato. Io credo che forse la cosa più facile possa essere quella di fare un. Puoi provare a uscire e rientrare in aula, esattamente come avete fatto prima, cioè utilizzando e proviamo a risincronizzare la connessione così vediamo se riusciamo a superare questo problema. Scusateci. Scusami? Sì, da questa slide, come Ecco. dire, non so benissimo, è giusto un modo per, lo dico per i partecipanti, noi di solito facciamo svariate prove, prima dell'inizio di un webinar con i relatori per testare connessione, però insomma, la legge di Murphy è inaggirabile, quindi qualche casino succede sempre. Ok, io continuo però a non vedere il tuo... Ok. Prova a parlare. È come se ci fosse un calo di connessione. Le slide si muovono, però io vedo il tuo video frizzato e sento a tratti la tua voce. Vuoi provare? Sì, forse è meglio. Sì, se... Ok, perfetto. Vi tengo compagnia qualche minuto. Vi dico anche a Gabriele Ciasullo, insomma, che richiamavo all'inizio del webinar, è riuscito a raggiungerci. Quindi, Gabriele, vediamo se riusciamo. Okay. Ah, perfetto. No, attenzione, vediamo qualcosa. Non so se si capisce. Ok, Eccoci qua. Bene, ben arrivato. grazie. No, sono arrivato un pochino in ritardo, purtroppo, vabbè, insomma, sì, un po' di sovrapposizione di impegni, insomma. Però volevo approfittare di questa pausa, uno per segnalare quell'articolo che tu hai messo nella chat, Gianfranco, che è della stampa, ma insomma, è uscito il rapporto di Open Data 200. Il censimento appunto delle imprese italiane che utilizzano Open Data, vi dico già che sarà un oggetto anche di un articolo da parte dell'European Data Portal nella prossima settimana che sarà pubblicato sul portale europeo, che appunto testimonia la situazione, diciamo, in questo momento italiana per quanto riguarda appunto la maturità degli Open Data dal punto di vista del mercato. Ecco, non dal punto di vista dell'azione della pubblica amministrazione, ma qua parliamo dal punto di vista del mercato. Ed è questo il tema su cui dobbiamo cominciare, insomma, a ragionare. Diciamo, noi ci siamo dedicati in questi ultimi anni a mettere a posto un po' una serie di regole, un po' di cose, e siamo arrivati, secondo me, a già un punto, abbiamo un profilo nazionale, abbiamo delle linee guida, abbiamo una metodologia per quanto riguarda i temi da monitorare, i dataset, i key dataset da monitorare, il Panier Dataset che è uno strumento importantissimo che poi adesso cominceremo a valorizzare ancora di più con gli interventi delle singole amministrazioni perché proprio per renderlo dinamico. Vedo che Davide è rientrato, ma mi trattengo solo un altro minuto. Quindi abbiamo una serie di azioni da mettere in campo rivolte principalmente a far sì che il tema Open Data
ci abbia la sua giusta dimensione dal punto di vista della risposta che il mercato, l'Europa attende su questo tema. Quindi oltre all'attività nostra standard, pubblica amministrazione, pubblichiamo i dati, dobbiamo cominciare a capire ma su questa pubblicazione di dati a che cosa porta, a che vantaggio porta all'economia del paese, che è poi il tema essenziale della direttiva PSA, degli open data in assoluto. Se Davide è pronto, diciamo, io non so, non so se... Vuoi provare a riaprire il tuo microfono? Vediamo se... Perfetto, perfetto, sì, sì, ci sarà stato qualche... Ok, allora noi ci vediamo casomai dopo, alla fine, per qualche riflessione insieme. Ok, grazie Gabriele, e te Davide. Perfetto, riparto... Ok, riparto dal Lab regionale, non so se si era sentito, ma diciamo la piattaforma di Regione Toscana ha l'ambizione di diventare l'hub, cioè l'indice dei siti degli open data già presenti in Toscana. E come potete vedere sono presenti dati non solo dell'ente Regione Toscana, ma anche del Comune di Firenze, del Comune di Pisa, della ex provincia di Firenze, attuale città metropolitana, dell'AMMA, della provincia di Pisa, provincia di Lucca, Comune di Montevarchi, Comune di Cascina, che è un piccolo comune toscano, e anche di Terremoto Centro Italia. E questa iniziativa, che probabilmente già conoscete, e si è occupata di divulgare delle notizie subito quando è avvenuto il terremoto in Centro Italia, e mette anche in contatto la domanda e l'offerta per cercare di aiutare le popolazioni, essendo, lo cito in quanto, come vedete, è uno tra, insieme anche a un'altra associazione, non è un ente pubblico, perché come diceva giustamente la Fernanda, già la legge regionale ci permette di ospitare anche dataset di privati e associazioni. Quali sono le potenzialità del lab? È la possibilità, per esempio, di abbattere i costi di avvio per gli enti, perché la piattaforma, diciamo, è totalmente gratuita per gli enti che se ne vogliono avvalere, e già come diceva anche Fernando, è possibile sia federare altri enti che hanno già avviato e già predisposto le piattaforme in maniera autonoma, oppure di rilasciare agli enti più piccoli utente e password con i quali la singola persona dell'ente è abilitata a pubblicare in maniera autonoma i propri dataset. Questo garantisce delle opportunità per tutti gli enti federati, per esempio di essere anche federati a loro volta al portale nazionale e col portale europeo, e anche di far parte di progetti europei nei quali magari è partner Regione Toscana. Lì ne porto un paio che sono già conclusi, come PUS, Pulpit 3 e Firewall. Quello che abbiamo fatto negli ultimi tempi è stato quello di adeguare il catalogo con il profilo di metadati di KPIT. Questa implementazione è stata resa possibile grazie allo sforzo congiunto della provincia di Bolzano e della provincia autonoma di Trento, in quanto loro hanno finanziato, diciamo, lo sviluppo, che hanno poi reso disponibile su una piattaforma GitHub, alla quale, diciamo, i fornitori di Regione Toscana hanno attinto per poterlo implementare anche sul portale regionale. Noi, diciamo, come di controparte, abbiamo realizzato il modulo che si vede qui, che è sulla data quality, una serie di report che servono per vedere appunto la qualità dei dataset con il numero di stelle di Tim Berners-Lee, e per vedere se ci sono dei dead link, quindi delle risorse che non rispondono più, quanti dataset sono PDF, quanti sono CSV. Queste sono le azioni di engagement che abbiamo fatto nel corso degli anni. Partiamo dal 2014 con un hackathon civico all'interno dell'Internet Festival. Il risultato sono stati dei proof of concept che poi sono stati in qualche modo anche realizzati con
lo Startup Contest, che era un concorso rivolto in particolare alle startup per sviluppare delle app basate sull'utilizzo di Open Data. Sono stati dati 20 premi e all'indirizzo che vedete lì, che poi magari vi metto in chat se vi serve, è possibile vedere le startup vincitrici. Nel 2016 è stato fatto anche una Toscana, focalizzato sui dataset del trasporto pubblico. È stato fatto in due location e anche in movimento proprio su un treno che viaggiava tra Firenze e Arezzo. Anche lì, se ne volete sapere di più, basta collegarsi al sito. Io ho quasi finito, questa è la penultima slide che introduce i big data con un articolo che è uscito su agendadigitale.eu e che appunto preconizzava questo connubio forte, diciamo, e si può vedere anche nei cerchi tra gli open data, i big data e i government data. Ovviamente Luca, che è qui a fianco a me, si occupa totalmente dei big data e in comune, fa parte anche del gruppo di lavoro in maniera permanente, ma ovviamente quando siamo anche nel gruppo di lavoro poi ci focalizziamo anche sulla parte di intersezione, che sarebbero i big open gov data o big open data. Lascio la parola a Luca. Buongiorno a tutti. Io sono Luca Cipriani, lavoro nel settore sistemi informativi di supporto alle decisioni e mi sono sempre occupato della manutenzione e dello sviluppo del data warehouse regionale, orientato prevalentemente, diciamo, a bisogni, a necessità informative di monitoraggio interne e ovviamente negli ultimi anni, diciamo, evoluto anche verso destinatari esterni, primi tra tutti appunto i cittadini. Da questa prima slide potete intanto vedere l'indirizzo mail che abbiamo, diciamo, messo a disposizione qualora anche in seguito a questa presentazione aveste necessità di prendere contatti con noi, sia per prendere maggior coscienza delle attività che stiamo portando avanti, sia anche per condividere con noi in maniera anche più, se vogliamo, dettagliata e tecnica le vostre esperienze sul tema di cui stiamo parlando. Essenzialmente, diciamo, l'esperienza dei big data è nata in Regione Toscana, dal basso per rispondere a esigenze, diciamo, di ampliamento dell'insieme di informazioni sulla base delle quali il sistema appunto direzionale potesse prendere decisioni e fare valutazioni, e non solo in termini di ampliamento, ma anche in termini di efficientamento della modalità, come dire, di gestione che in un mondo, se vogliamo, tradizionale e in presenza di dati di grandi dimensioni e di forma spesso non strutturata, diventa complessa. Siamo partiti essenzialmente quindi da bisogni reali più che da progetti di ampio respiro. Il bisogno reale primario, ad esempio, è stato quello di monitorare, di fare delle sperimentazioni essenzialmente sull'utilizzo di piattaforme orientate agli open data, scusate, agli open data, ma anche appunto a dati interni, che ci consentissero appunto di efficientare tutti i nostri processi di acquisizione, elaborazione e rilascio dei dati verso l'interno e verso l'esterno. Gli open data in quest'ottica si collocano come una delle potenziali fonti informative di queste piattaforme, di queste infrastrutture. E ovviamente una di quelle che, diciamo,
diciamo, più beneficia della possibilità di disporre di piattaforme che consentono di gestire in modo sufficientemente efficiente dati che nascono come meno strutturati dei dati interni. Allora, le prime sperimentazioni che sono state fatte hanno riguardato lo studio, diciamo, la sperimentazione di tecnologie che diciamo, potessero consentirci di analizzare in maniera efficace e efficiente log applicativi. Quindi diciamo che avevamo difficoltà non tanto ad acquisire quanto ad analizzare i dati di accesso ai servizi digitali messi a disposizione nell'ambito sia del sito istituzionale, ma più in particolare anche nell'ambito della sezione diciamo Open Toscana, monitorandone appunto l'effettivo utilizzo, monitorando anche l'andamento di questo utilizzo, quantomeno le caratteristiche della popolazione utente dei vari servizi. Questo soprattutto allo scopo ovviamente di rendere questi servizi in maniera più efficiente e ottimizzata per la popolazione destinataria. Diciamo, inizialmente il riferimento di queste analisi è stato quello del fascicolo sanitario elettronico, e in seguito abbiamo esteso, diciamo, l'ambito di interesse, a tutti i servizi digitali qualificati messi a disposizione dei cittadini e dei professionisti nell'ambito dell'infrastruttura, ARPA SPID, che è l'infrastruttura appunto di autenticazione usata come standard dalla Regione Toscana. Quindi, diciamo, a tale riguardo, la Regione Toscana si è interessata a esplorare l'integrazione della propria piattaforma di monitoraggio eventi di tipo generico, costituita, diciamo, da un'implementazione dello stack tecnologico Elasticsearch, Logstash Kibana, con strumenti di classe Big Data messi a disposizione della distribuzione Apache BigTop, che è una distribuzione completamente open che ci ha consentito essenzialmente di fare un po' i primi esperimenti e di maturare al nostro interno, essenzialmente anche con diciamo, un'attività molto, diciamo, sperimentale di autoformazione, maturare appunto una conoscenza su questi ambienti, sulle loro modalità d'uso e anche su diciamo, i temi sui quali più facilmente queste tecnologie sono spendibili, o meglio, più opportunamente sono spendibili, perché poi vedremo, diciamo, che si maturano delle conclusioni alla luce di queste sperimentazioni che portano a individuare queste infrastrutture come infrastrutture non alternative, ma complementari a quelle, diciamo, tradizionalmente utilizzate per gestire i dati. L'esigenza di analizzare i log, di accesso alle applicazioni e quindi di monitorare in qualche maniera l'efficienza con la quale i servizi vengono messi a disposizione ai cittadini, è stata appunto l'esigenza di partenza, ma come era plausibile e come era auspicabile, nel frattempo ulteriori casi d'uso sono maturati e ulteriori casi d'uso ci hanno dato modo di sperimentare maggiormente queste piattaforme, affinando la conoscenza appunto di queste piattaforme e dimensionandole anche correttamente sulla base della quantità di dati e della natura dei dati che di volta in volta vengono trattati. Alla luce dell'esperienza fatta in un anno, sostanzialmente nel 2016, siamo arrivati, diciamo, a mettere in piedi una infrastruttura dedicata alla prima raccolta di tutti i dati, alla, diciamo, persistenza di dati storici in un archivio interrogabile più economico, quindi essenzialmente utilizziamo queste infrastrutture anche per, diciamo, ovviare in prospettiva ai costi di mantenimento di un sistema informativo che soprattutto
dal punto di vista del data warehouse deve essere in grado di mantenere in memoria una grande quantità di dati anche di natura storica e quindi non necessariamente utilizzati in continuo. Poi un'infrastruttura che ci permette di efficientare processi batch di elaborazione e trasformazione dei dati su larga scala prima del loro inserimento nel data warehouse soprattutto diciamo alla luce degli ultimi proof of concept che stiamo portando avanti di esecuzione di processi di data discovery attraverso l'applicazione di algoritmi e metodi di machine learning. Tutto questo, diciamo, lo abbiamo messo, come dire, sotto all'etichetta di modernizzazione data warehouse, nel senso che intendiamo evolvere, ampliare le potenzialità informative e di analisi offerte dall'infrastruttura di data warehouse fino ad oggi disponibile in Regione Toscana. E, come dicevo inizialmente, l'ampliamento consiste essenzialmente nel rendere più veloce ed economico la gestione del data warehouse e di estenderne le potenzialità informative anche a dati che con tecnologie tradizionali sono difficilmente gestibili e trattabili. Proprio in quest'ottica, ed uscendo un po' dal contesto dei prodotti dedicati espressamente alla gestione dei big data, ma comunque rimanendo sempre in un'ottica di modernizzazione, l'attività che abbiamo portato avanti nel 2016 è stata anche quella di sperimentare l'adozione di tecnologie orientate alla data virtualization. La data virtualization è essenzialmente quel tipo di tecnologia che ci consente di implementare un data warehouse logico, un data warehouse che sempre meno essenzialmente faccia ricorso a duplicazione del dato e a tempi di attesa per la disponibilità di questo dato che spesso non sono compatibili con le esigenze informative che il processo decisionale e di monitoraggio richiede. Quindi la realizzazione di un data warehouse logico essenzialmente ci consente di ridurre i livelli intermedi di storage ed elaborazione dei dati, riducendo quindi il tempo di attesa e i costi di sviluppo del data warehouse, ma anche di mettere a disposizione un accesso ampio e trasversale a dati aggiornati in tempo reale, quindi essenzialmente costruire un sistema, come dire, di supporto alle decisioni che sempre più, ovviamente con le dovute considerazioni che di volta in volta possono essere fatte sulla base degli specifici contesti, possano mettere a disposizione degli utenti un dato fresco per quanto appunto elaborato, trasformato secondo le esigenze informative del business. Tutta questa attività, come hanno già ampiamente illustrato sia Fernanda che Davide, è maturata nell'ambito di un contesto organizzativo all'interno del quale ci siamo mossi. Se vogliamo, l'attività inizialmente nata dal basso, come vi dicevo, come attività di sperimentazione, è poi, come dire, stata inserita, diciamo, nell'ambito di un interesse da parte del gruppo di lavoro Open Big Data. Questo ovviamente perché gli open data sono diciamo, potenzialmente una fonte informativa importante anche per l'adozione di queste tecnologie. Ci siamo mossi anche da un punto di vista di forniture con l'affidamento di un contratto che per il lasso di tempo 2016-2020 ci consente di sviluppare sia con tecnologie tradizionali come facevamo fino ad oggi, ma anche con l'uso di queste nuove tecnologie, il data warehouse regionale e i sistemi informativi direzionali. Tutto questo nell'ambito dell'utilizzo delle infrastrutture messe a disposizione del TICS, che è, diciamo, il cloud regionale all'interno del quale troviamo le infrastrutture di big data che di volta in volta
mettiamo, diciamo, decidiamo di sperimentare o di mettere a regime. E ovviamente in questa fase, trattandosi per noi di una fase, diciamo, post-sperimentale, nella quale iniziamo, diciamo, a mettere in produzione i primi progetti reali, no, di utilizzo di queste tecnologie. Lo facciamo nell'ambito del monitoraggio dei log applicativi, lo stiamo facendo nell'ambito dell'analisi dei dati fiscali, piuttosto che nell'analisi di processi appunto interni anche di gestione e di rendicontazione. È importante per noi condividere la nostra esperienza sia per appunto correggere il tiro e maturare una conoscenza più profonda anche di quello che stiamo facendo e di quello che stiamo portando avanti, sia per offrire ad altri degli spunti, diciamo, di riflessione sull'opportunità o meno di intraprendere certe strade anche nell'ambito della propria realtà. E, diciamo, da questo punto di vista, la partecipazione mia al webinar di oggi, appunto, si colloca proprio secondo questo spirito di condivisione che già ha avuto modo di avvenire nell'ambito del gruppo interregionale Technology della Sanità e nell'ambito, diciamo, di Agenda Digitale con la pubblicazione dell'articolo a cui Davide ha fatto riferimento alla fine della propria presentazione. Quali sono le attività in corso in questo momento? Quest'anno essenzialmente abbiamo l'obiettivo di ottimizzare e potenziare l'attuale piattaforma Hortonworks Data Platform, che è quella attualmente utilizzata in sostituzione della BitTop, che era appunto una piattaforma, diciamo, che avevamo utilizzato per fare un po' le prime sperimentazioni, le prime prove. Vogliamo adottare in modo diffuso e a regime le componenti già sperimentate con successo sulle tematiche fiscali, amministrativo-contabile e relative al ciclo acquisti. Vogliamo realizzare nuovi proof of concept, di fatto, diciamo, sono sperimentazioni già in corso sugli strumenti di machine learning messi a disposizione dalla piattaforma, in particolare analisi dei log mediante clustering non supervisionato, classificazione e indirizzamento dei protocolli in arrivo mediante classification supervisionato, sentiment analysis sui tweet connessi alle politiche amministrative, sociali o sanitarie della regione. Questi saranno, diciamo, un po' i temi nuovi su cui ci concentriamo in questi mesi, oltre ovviamente a dedicarci a questo punto al potenziamento, alla messa a regime di quanto già sperimentato e di quanto già abbiamo deciso di adottare. Di recente iniziativa anche l'estensione dei nostri ambiti di interesse e di sperimentazione agli strumenti e ai metodi utili alla predisposizione e all'utilizzo di linked data, che sono una forma, diciamo, che ci consente di aggredire, tra virgolette, in modo efficace ed efficiente sia dati open che dati ovviamente a disposizione dell'ente. Si sa che la regione di per sé ha a disposizione molti basamenti informativi che hanno un grosso valore, diciamo, se utilizzati correttamente e in modo esteso e profondo. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie a te Luca, è interessante, davvero, davvero molto interessante. Io so, come immagino molte delle persone che seguono il tema, mi era capitato di leggere l'articolo su Agenda Digitale che peraltro ho ripreso anche in chat e in effetti è davvero, insomma, si intuisce come questa cosa possa, no, il tema della condivisione dei dati in generale, dei dati aperti non smetta di evolversi e non smette anche di come dire, allargarsi a cose che, anche aspetti diversi. Parlavi di machine learning, parlavi di analisi dei log, insomma è interessante come questa cosa trovi nuovi spunti. Tra l'altro vi segnalavo anche un articolo sul sito dell'Agenzia Digitale dove rispetto al tema dell'intelligenza artificiale, quindi di macchine che imparano e quindi offrono servizi ai cittadini, anche l'AGID si sta muovendo in questo senso, sta provando a cercare di capire come tutta questa cosa possa essere valorizzata in ambito pubblico, in ambito della pubblica amministrazione.
Grazie Luca, grazie Fernanda, grazie Davide. Massimo, a te la parola. Qui ci sono le tue slide. Bene, buongiorno a tutti, sono Massimo Fustini, io lavoro presso Regione Emilia-Romagna, principalmente, diciamo così, nel gruppo di coordinamento dell'Agenda Digitale, che è in seno al gabinetto del Presidente della Giunta come struttura organizzativa, e in particolare sono anche referente responsabile del progetto Open Data Emilia-Romagna, che è di cui vi parlerò oggi, ovviamente, per la maggior parte. Giusto per avere un riferimento, per prima cosa, allora, un po' di riferimenti storici per quel che riguarda la nostra iniziativa. Noi partiamo con la programmazione dell'allora piano telematico, oggi agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, nel 2011, all'interno della quale, diciamo, sia delle linee guida strategiche che della programmazione operativa, viene per la prima volta considerata e specificata un'azione relativa agli open data, diciamo più in generale alla, se vogliamo dire, condivisione dei dati. Dopo poi, come dire, farò un focus su questa definizione. Dal 2011, quindi, formalmente iniziamo la nostra azione, subito con la creazione di un gruppo di lavoro regionale, quindi nonostante la contestualizzazione all'interno del piano telematico, dia fin dall'inizio una dimensione, come noi andiamo a dire, territoriale dell'iniziativa. Cioè, per noi il piano telematico è una strategia di Regione Emilia-Romagna, ma anche degli enti del territorio, quindi come tale riteniamo che valorizziamo all'interno della programmazione operativa solo con iniziative che coinvolgono anche gli enti locali. Quindi fin dall'inizio anche l'azione sugli open data ha questo tipo di caratteristica e quindi di un'azione congiunta fra regione e enti locali. Dicevo all'inizio subito la creazione di un gruppo di lavoro regionale, quindi all'interno dell'amministrazione, diciamo a supporto delle strutture della regione che vogliono intraprendere appunto processi di liberazione di dati, ma anche a condivisione delle competenze necessarie in un ambito, diciamo, pluricompetenze, appunto, come quello degli open data, primo fra tutti, anche per gli aspetti normativi, tanto per fare un esempio, ma non solo, tecnologici, organizzativi e via dicendo. Per gli aspetti normativi, tra l'altro, fin dall'inizio ci avvaliamo anche di supporti esterni, un supporto esterno, in particolare del CISFID, che è un centro di ricerca qui dell'Università di Bologna, specializzato in informatica giuridica, e in particolare gli aspetti giuridici applicati all'ambito del mondo digitale, se così vogliamo dire. Sul finire del 2011 mettiamo in produzione la prima versione della piattaforma Dati Emilia Romagna IT per la pubblicazione, l'istituzione e pubblicazione di Open Data, nativamente a disposizione anche degli enti del territorio, a proposito della dimensione territoriale del progetto. Diciamo così, primaria rappresentanza di quello che noi intendiamo come supporto agli enti locali per quel che riguarda la pubblicazione degli open data. Non solo la disponibilità della piattaforma, ma diciamo, la disponibilità della piattaforma sicuramente è un agevolante, un supporto per gli enti locali che vogliono intraprendere percorsi insieme a noi per l'apertura dei dati. Nel 2012 stiliamo, all'inizio del 2012, per questo e per mettere ordine, diciamo così, alla nostra azione delle linee guida regionali che sono tuttora vigenti, come potete vedere anche dalla slide. In questo momento siamo in via di, come dire, rinnovamento delle linee guida, anche a valle di tutte le attività che si sono svolte col coordinamento nazionale di redazione di linee guida e via dicendo. Dicevo, linee guida regionali che tendono a definire gli aspetti generali per quel che riguarda la nostra azione, tipo le licenze adottate, fin dall'inizio anche noi ci indirizziamo come licenze di riferimento sulle Creative Commons, lasciando possibilità, diciamo così, fra quelle di riferimento di poter scegliere anche fra la CC0, non solo con la CC BY, però tendenzialmente poi col tempo, spostandoci sempre di più nei confronti, diciamo così, nella considerazione della CC BY come licenza di riferimento. Formati, ma anche specificando sempre all'interno delle linee guida
quello che noi abbiamo chiamato la titolarità del processo di apertura dei dati, anche in una struttura, anche nella struttura interna di Regione Emilia-Romagna, ponendo in capo alle singole direzioni, diciamo così, come centri di, organizzativi di riferimento, le singole direzioni titolari, nel senso gestrici dei dati, la responsabilità dei processi di liberazione dei dati. Quindi il progetto rimane come supporto alle singole direzioni, e questa caratteristica, come per le direzioni interne, come per i, ugualmente per gli enti locali, è la caratteristica generale, diciamo così, dal punto di vista organizzativo del nostro progetto. Quindi è un progetto specificatamente rivolto al supporto delle azioni di liberazione, quindi che non agisce direttamente liberando i dati, se così vogliamo dire. Nel 2013 allarghiamo formalmente, in realtà diciamo così, il lavoro insieme agli enti locali già era sviluppato e consolidato, però formalizziamo attraverso quella che noi definiamo comunità tematiche. L'insieme delle comunità tematiche è uno strumento a supporto della operatività dell'agenda digitale, del piano telematico prima, dell'agenda digitale adesso, come dicevo all'inizio, per la sua attuazione, che prevede il coinvolgimento attivo degli enti locali. Quindi sono i luoghi in cui noi condividiamo le progettualità dell'agenda digitale e in cui lavoriamo insieme, tra l'altro ricevendo feedback, non solo apportando supporto da parte di Regione Emilia-Romagna. Contemporaneamente, nello stesso anno, cito anche la partecipazione, l'inizio della partecipazione di progetto biennale, progetto Homer, già citato da Regione Veneto nella sua presentazione per quel che riguarda la loro azione, che erano parte insieme a noi e Regione Sardegna a questo progetto internazionale, progetto finanziato sul fondo IMED, che aveva come obiettivo generale l'armonizzazione dell'approccio all'open data, quindi a livello sovraregionale, non solo nazionale ma anche internazionale, fra una serie di regioni appunto dell'area mediterranea. Progetto che ha portato per noi importanti risultati, primo fra tutti la conferma che della necessità di un approccio il più possibile omogeneo a qualsiasi livello per quel che riguarda le azioni degli open data, e dall'altra anche alla definizione di specifiche, di come posso dire, indicazioni comuni che hanno portato ad esempio alla realizzazione di un motore di ricerca federato, diciamo antesignano per quel che riguarda quei metaportali come esistono adesso, come stesso è Datigov.it e come European Open Data Portal è, ad esempio. Nel 2015 rinnoviamo la nostra strategia per quel che riguarda l'agenda digitale, regionale, e all'interno di queste nuove linee guida strategiche di nuovo viene confermata l'attenzione per quel che riguarda il mondo degli open data. Il mondo dei dati in generale viene preso in considerazione come obiettivi strategici, farò una puntualizzazione dopo in una slide successiva. Dicevo, viene preso in considerazione il mondo dei dati e associato, se così vogliamo dire, dal punto di vista di obiettivi e priorità, a quello dei servizi, in un unico asse di intervento che abbiamo appunto definito dati e servizi. All'interno della programmazione operativa nuova, diciamo relativa alla nuova programmazione, permane il progetto Open Data Emilia Romagna, che continua nella sua azione, primo fra tutti nel corso del 2016 la realizzazione della nuova piattaforma Open Data Emilia Romagna. La prima piattaforma che noi avevamo utilizzato era derivante da un progetto di riuso della piattaforma del Piemonte, progetto di riuso che in realtà è continuato nel tempo anche dal punto di vista delle condivisioni di evoluzioni, quindi era in tutto e per tutto un progetto di condivisione di piattaforma dal punto di vista anche della manutenzione e della gestione nel tempo e del software della piattaforma. E, dicevo, nel 2016 la scelta di andare verso la piattaforma CCAN per quel che riguarda come motore di indicizzazione, per una serie di valutazioni fatte, prima fra tutte la solidità derivante da una community di sviluppo e di attuazione per quello che è appunto l'open source CCAN, è molto interessante dal punto di vista di possibilità di apporto da una parte e di possibilità di avere di poter sfruttare le potenzialità appunto derivanti dall'esistenza della community. Nel 2017 nuove linee guida regionali
che non ho dimenticato in questa slide, di specificare nuova ridefinizione di quel che riguarda la comunità tematica per quel che riguarda l'attuazione a livello territoriale del progetto, la comunità tematica che, come gli obiettivi dell'agenda digitale, viene allargato in più in generale all'ambito del dato piuttosto che all'ambito degli open data, ma ne parlerò anche durante l'attuazione più in generale. Qui appunto c'è quello che è il percorso di raffinamento della strategia contenuta all'interno delle nostre agende digitali, primo piano telematico, e il riassunto, se così vogliamo dire, della nuova definizione di strategia è la metafora che noi abbiamo chiamato Banca Regionale del Dato, che è il nuovo obiettivo, diciamo, relativo al mondo dei dati per quel che riguarda la strategia, che è la definizione di quello che noi abbiamo chiamato un framework di specifiche, di indicazioni, di anche strumenti tecnologici che possono agevolare in generale la condivisione del dato. Perché dico dato e non open data? Perché se facciamo riferimento, qui faccio giusto per capirci di che cosa intendiamo, a una definizione di open data che a noi piace molto, che è quella della condivisione nativa dei dati, secondo regole chiare e certe, molto importanti, che secondo noi ha permesso anche un successo, diciamo così, delle azioni di open data, e ha una loro potenziale allargamento al mondo dei dati in generale. Dicevo, se noi facciamo capo a questa definizione, in realtà ci riferiamo a open data come a dati in generale e ad esempio alla condivisione fra pubbliche amministrazioni piuttosto che in un ambito di apertura totale. Le motivazioni per cui facciamo open data non è salto, se non evidenziando un attimo il passaggio anche che sempre più nella nostra azione open data, ma mi sembra di poter registrare anche nelle azioni degli altri enti con cui siamo stati fortemente in contatto anche a livello nazionale, ed è quello di evidenziare non solo il supporto alla trasparenza e alla creazione di valore economico, ma anche supporto al miglioramento della qualità e del funzionamento, l'efficientamento del funzionamento della macchina della pubblica amministrazione. Queste sono le regole chiare e certe, non ve lo so dire perché siete tutti più esperti anche di me. Noi abbiamo sempre affiancato, diciamo, dei plus per quel che riguarda la definizione tipica di open data, due principalmente. Una è quella, è l'attenzione alla metadatazione dei dati, anche qui non è una novità per nessuno, e quindi la definizione sempre per quel che riguarda fin dall'inizio la realizzazione di indici di ricerca e il cosiddetto portale open data, l'altra nell'investire nel confronto diretto con gli utilizzatori dei dati. Sono gli obiettivi del nostro progetto rinnovati nella nuova pianificazione dell'agenda digitale, che principalmente hanno a che fare con, diciamo così, la diffusione della metadata open, dove data è messa fra parentesi perché in realtà è proprio l'approccio di apertura, come dire, far percolare il concetto di condivisione e di disponibilità della condivisione fin dagli strati superiori fino agli strati inferiori. E non ho detto appositamente il contrario, perché sicuramente l'obiettivo primario è quello di, da una parte, rendere sensibili i decisori e dall'altro, quindi, di conseguenza ottenere, cosa che è successo, un elevato o comunque buon livello di commitment da parte dei decisori per quel che concerne l'azione in generale. Dati, quindi supporto, come ho detto prima, nell'accezione del supporto, tutto quello che può essere necessario per supportare e per incentivare l'azione di liberazione dei dati. Sottolineo la parola supporto, come dicevo prima, che diciamo così si concretizza per la maggior parte nella realizzazione della piattaforma e nella messa a disposizione di questa piattaforma anche per gli enti del territorio, non solo per Regione Emilia-Romagna. Quando parlo tra l'altro di Regione Emilia-Romagna intendo nella sua struttura più ampia, quindi con anche agenzie, istituti, vedremo dopo il coinvolgimento forte da parte di queste entità nel nostro progetto. E non per ultimo un'attenzione all'ingaggio dei riutilizzatori, che non è solo ingaggio per quel che concerne, che da una parte vede appunto la volontà di andare a intercettare tutti quelli che possono essere, e quindi non solo gli utilizzatori per la promozione e l'utilizzo del dato, ma anche per l'individuazione di centri di competenze a supporto della nostra azione, sia dal punto di vista di, diciamo così, riutilizzatori e stakeholder strutturati, università,
coinvolgimento di tutte le università del territorio regionale, centri di ricerca, nella nostra rete dei centri di ricerca, fino anche a quelli che sono i nostri centri di laboratori, parlerò poi più in generale dell'azione dei laboratori aperti che stiamo finanziando nell'ambito del Porfesr, ma anche Fab Lab all'interno del nostro territorio. Ma dall'altra anche una precisa volontà, fin dall'inizio, di cercare, dico cercare perché già è difficile trovare delle regole di ingaggio, il coinvolgimento ingaggiare, come c'è scritto qua appunto, quelle comunità non strutturate di hacker civici, di innovatori, dai quali poter attingere innovazione dal basso e in qualche modo anche con loro poter attivare delle azioni di coprogettazione, quindi di anche promozione dell'utilizzo del dato partendo direttamente dalla progettazione delle iniziative. Questo, diciamo così, avendo seguito praticamente tutti i webinar di questa serie, direi che più di tanto non vado in profondità per quel che sono gli aspetti tecnologici. Il numero di dataset all'interno della nostra piattaforma, questa è la piattaforma regionale, non è molto elevato, però abbiamo dataset di, come noi andiamo dicendo, di un certo peso, e questo non per dire perché non riteniamo più di tanto, l'osservazione già fatta anche questa in altre presentazioni, non riteniamo più di tanto che il numero di dataset è sì comunque un punto di riferimento, ma che possa essere una valutazione più di tanto valida dell'impatto di un'azione di open data. Soprattutto, come dire, apro una parentesi, è un difficile parametro di valutazione di impatto da portare ai propri decisori. Abbiamo pubblicato 426 dataset, bene, bravi, e quindi questa è la tipica risposta che otteniamo. A parte questo, di cui farò un passaggio anche successivamente, dicevo, la nuova piattaforma basata su software CICAN, anche noi ci siamo allineati per quel che riguarda il profilo nazionale di CATAPT, a dimostrazione del fatto siamo il portale è regolarmente, nel senso correttamente, oggetto di harvesting da parte di datigov.it. Anche noi abbiamo sfruttato, come si suol dire, l'attività svolta da parte della provincia di Trento e di Bolzano all'unisono, e quindi ci siamo, in un'ottica di sano, come dire, riuso e di lavoro cooperativo, abbiamo utilizzato il plugin sviluppato da parte loro per quel che riguarda il profilo di CATAPT per la piattaforma CICAN. Con loro abbiamo in essere adesso l'avvio di una attività, diciamo così, relativa all'utilizzo di CATAPT, che è quella di una redazione di sia loro che noi abbiamo realizzato un vademecum, ecco, vorremmo far confluire all'interno di un unico oggetto da condividere con la comunità in generale, di vademecum per l'utilizzo del plugin CATAPT all'interno della piattaforma CICAN, della base CICAN. Questo è uno schema generale, diciamo, tecnico, dei principali moduli tecnici. Mi soffermo solo sulla presenza all'interno della piattaforma anche del modulo virtuoso per la pubblicazione, gestione e pubblicazione di link ed open data. Parlerò di un progetto specifico che abbiamo avuto in questo ambito successivamente, ma diciamo così, in un'ottica di piattaforma regionale, soprattutto regionale inteso come territorio a disposizione anche degli enti locali, abbiamo valutato che anche per quel che riguardasse diciamo così, l'infrastruttura, la parte di infrastruttura deputata alla pubblicazione di link ad open data potesse essere valore aggiunto e fonte di efficientamento e di aumento, diciamo, dell'efficacia nell'azione, il fatto di condividere anche i moduli per quel che riguarda la gestione e pubblicazione, come dicevo, di link ad open data. Questo è un altro schema che, diciamo così, pone più che altro evidenza sul fatto che con la piattaforma regionale noi con harvesting per la maggior parte automatici, in realtà per quel che riguarda gli enti locali del territorio abbiamo anche casi, se non la maggior parte dei casi, che popolano il nostro indice anche attraverso, diciamo così, un intervento manuale, l'inserimento manuale delle loro schede di indicizzazione. Però dicevo, per quel che riguarda l'Agenzia per l'Ambiente e per l'Energia, ARPA,
Per quel che riguarda il geoportale, farò vedere successivamente fonte primaria di dati per quel che riguarda anche l'open data e per quel che riguarda Reporter, che è il nostro repository di dati sanitari, abbiamo in produzione e in essere di mettere in produzione dei sistemi di harvesting automatico che vadano anche a popolare il nostro portale. Apro qui una parentesi perché uno dice perché è quasi in produzione, perché per quel che riguarda ad esempio il geoportale stiamo studiando diciamo così, meccanismi organizzativi per poterci in qualche modo coordinare con quelle che sono le azioni nazionali di integrazione con l'RNDT che comunque è già integrato al nostro geoportale. Quindi per capire quali devono essere, per capire chiaramente, i meccanismi di harvesting reciproco fra i portali, in quanto poi noi potremmo uscire ulteriormente attraverso datigov.it e essere di nuovo rindicizzati attraverso appunto datigov.it. Questo è il geoportale, dicevo, oltre alla piattaforma diciamo open data, la nostra fonte primaria di dati aperti è quella relativa al geoportale, corrispondente a tutti gli standard, storicamente nativamente anche questo territoriale, quindi condiviso con gli enti del territorio, quindi contiene sia dati di regione che dati degli enti del territorio, con una struttura sua di funzionamento e ovviamente con tutte le corrispondenze per quelle che sono le aderenze agli standard internazionali e anche agli standard nazionali per quel che riguarda in primis l'integrazione con l'RNDT. Il portale regionale, il nostro geoportale, con loro abbiamo sviluppato un modulo di integrazione appunto con il catalogo dati, col catalogo Open Data, che non solo automatizza l'indicizzazione, ma automatizza anche da parte del geoportale, dell'infrastruttura del geoportale, la produzione di open data, quindi di strati, ad esempio strati cartografici in formato aperto, ma anche linked open data. Quindi diciamo così, il modulo a supporto della pubblicazione open data ha ad oggi un cliente, diciamo, primario, e lo farò vedere in questa slide successiva, che è quello dei dati culturali dell'Istituto dei Beni Artistici e Culturali della Regione Emilia-Romagna e diciamo in via di produzione, di messa in produzione anche l'alimentazione automatica da parte del geoportale e quindi di linked open data di tipo geografico. Questa è l'iniziativa appunto dell'Istituto dei Beni Culturali che praticamente ha liberato in linked open data tutto il suo patrimonio informativo. Quindi biblioteche dell'Emilia-Romagna, conservatori, musei emiliano-romagnoli e relative collezioni, alberi monumentali, le farfalle d'Italia, i castelli dell'Emilia-Romagna, tra l'altro con un complesso progetto di, diciamo così, ingegnerizzazione della conoscenza che ha portato non solo all'utilizzo, all'individuazione di ontologie da riutilizzare, ma anche alla definizione di nuove ontologie. Progetto tra l'altro portato avanti ovviamente insieme con il MIBACT e a tutti gli stakeholder a livello nazionale e locale che sono stati opportunamente coinvolti. Come dicevo prima, l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali è per noi il cliente, come noi il primario e di riferimento per l'alimentazione e l'utilizzo ad oggi dell'infrastruttura per quel che riguarda la pubblicazione dei link ad open data. Qui ho messo una serie di iniziative che tendono a evidenziare quelli che sono stati per noi dati strategici da liberare e diciamo così, impatti che abbiamo ottenuto derivati dalla loro liberazione. Qui è una caratteristica, diciamo, per fortuna, ahimè, che contraddistingue solo alcuni territori, una volta eravamo solo noi, ahimè, di recente non solo. Ed è relativa alla ricostruzione dei danni del sisma per il terremoto del 2012 che è avvenuto nel territorio regionale. L'input, diciamo così, il commitment da parte del decisore è stato quello di mettere a disposizione tutte le informazioni relative alla ricostruzione, a partire dai progetti, dalle domande di progetti di ricostruzione fino a una rendicontazione che viene aggiornata trimestralmente per quel che riguarda l'erogazione dei finanziamenti. Dicevo, azione che si è concretizzata con appunto la disponibilità, la messa in disposizione di queste informazioni e che parzialmente sono state utilizzate in un progetto che si chiama Open Ricostruzione,
per rappresentare in modo più accessibile le informazioni appunto relative alla ricostruzione in cifre relative al terremoto. Progetto che sottolineo soprattutto anche per il fatto che ha atteso anche al coinvolgimento dei cittadini in una seconda fase, parlo sempre di opere di ricostruzione, attraverso un tour nel cosiddetti comuni del cratere, come noi lo definiamo, dei comuni interessati al terremoto, per quel che riguarda la condivisione con loro di quelle che erano già le semplificazioni e le visualizzazioni che avevano fatto all'interno del loro portale. Quindi una condivisione con i cittadini, in, diciamo così, in fase fisica di quelle che erano le informazioni relative alla ricostruzione, sempre in ottica di trasparenza e di monitoraggio civico, se così vogliamo dire. Qui sono altri due esempi, l'Emilia Romagna supera il milione di numeri civici su OpenStreetMap, qui per evidenziare l'apporto che è del Geoportale, che da una parte coordina la raccolta dei numeri civici fra gli enti del territorio, con una struttura diciamo sua per quel che riguarda la gestione dei dati, e contemporaneamente produce open data che vengono presi, ad esempio in questo caso, dalla comunità di OpenStreetMap e opportunamente riutilizzati. L'altro esempio che vi riporto qua è un esempio di misto, diciamo così, di azione pubblica e di supporto da parte dei privati. L'Agenzia per la promozione turistica dell'Emilia Romagna ha realizzato già da anni, avviato un progetto che appunto viene chiamato Emilia Romagna Creative Commons, dove vengono raccolte foto da parte dei privati, foto che vengono opportunamente liberate al momento in cui i privati le forniscono ai nostri sistemi, quindi sono loro che applicano spontaneamente all'interno sulle loro fotografie, sulle loro immagini una licenza open. Noi cataloghiamo e manuteniamo la banca dati di questo, noi Regione Emilia Romagna, la banca dati di queste foto, abbiamo 14.497 foto ad oggi, di tutto il territorio, di tutti i beni paesaggistici oppure beni storici del territorio. Dicevo, noi manuteniamo questa banca dati e ne pubblichiamo le informazioni con il riferimento alle fotografie come dataset open data, ulteriore dataset open data. Sempre veloce, qua sottolineo l'attenzione sull'amministrazione trasparente, un'azione che abbiamo fatto col coinvolgimento, come dicevo prima, degli stakeholder, soprattutto delle associazioni meno strutturate, degli hacker civici, per rendere la nostra area di amministrazione trasparente più comprensibile. Ci siamo posti la domanda se le sezioni amministrazioni trasparenti a norma articolo 33 potessero o meno effettivamente svolgere questo tipo di attività di renderci più trasparenti nei confronti dei cittadini. La risposta è stata tendenzialmente no, e quindi ci siamo orientati verso un'azione che ha portato alla, diciamo così, presentazione in data visualization delle informazioni presenti nella sezione. Abbiamo fatto anche noi una serie di eventi, diciamo così, fin dall'inizio. I più recenti sono qua riportati, anche in coordinamento con gli enti del territorio e le altre entità del territorio. Questo ad esempio è un contest riferito, il più recente, dell'Università di Bologna. Molto interessante, è stata un'esperienza recente nell'ultimo Open Data Day di marzo 2017, svolto dal Comune di Reggio Emilia insieme a noi, che è stata una rappresentazione teatrale degli open data detenuti e liberati dal Comune di Reggio Emilia. Comune di Reggio Emilia che tra l'altro a breve sarà uno dei, oltre ad avere una sua sezione open data, diciamo così, autonoma nel suo portale, sarà uno degli alimentatori in automatico e in reverse anche dell'indice regionale. Dicevo, un tentativo così di portare gli open data ai cittadini anche attraverso appunto una rappresentazione teatrale che si è svolta appunto in coincidenza con l'Open Data Day del 4 marzo 2017. Chiudo definendo, diciamo così, quello su cui stiamo lavorando e quello su cui potremmo o vorremmo lavorare, diciamo così, un po' un appello a tutti quelli che fanno parte di questa comunità più o meno vasta degli Open Data. Beh, noi stiamo lavorando, come dicevo prima, da Open Data a Data. Ci stiamo anche, diciamo, coerentemente con quelle che sono un po' le azioni accennate a livello nazionale da parte di AGID, ci stiamo orientando a diciamo così, allargare, se così vogliamo dire, ciò che abbiamo imparato nell'ambito degli open data per avere
una sana e più strutturata gestione dei dati a livello generale. In generale ci vogliamo sempre più predisporre a quello che era la condivisione nativa dei nostri dati, e quindi agire all'interno della nostra amministrazione, delle nostre amministrazioni, anche quelle dei comuni, per predisporsi sempre di più. Questo è il vero obiettivo della nuova programmazione e dei nuovi progetti sui dati che abbiamo all'interno dell'agenda digitale. Focus sui dati significativi, strategici e di qualità, cioè garantire una certa qualità di questi dati. Non possiamo continuare, diciamo così, ad avere attenzione solo sulla massa, non ne abbiamo mai avuta tanta, ma dobbiamo più che altro avere qualità. Questo credo che sia una conclusione a cui sono arrivati molti che fanno Open Data. Si può discutere su quello che può essere la definizione di significativi strategici, anche se così vogliamo dire, per quel che riguarda ad esempio la definizione del paniere a livello nazionale. Bisognerebbe in qualche modo, secondo noi, individuare delle definizioni condivise anche di strategicità, in modo da poterci focalizzare effettivamente su azioni di interesse comune. Specifiche e aspetti tecnico-funzionali comuni. Benvenga l'azione di coordinamento da parte di Agid, e benvenga anche l'azione, la recente azione anche più volte accennata in questi ultimi seminari da parte del team Piacettini per quel che riguarda developers. Soprattutto per quel che riguarda gli aspetti tecnologici, siamo sicuri che ci può essere un ampio margine di condivisione e quindi di efficientamento e di miglioramento. Esempi ce ne sono già, li abbiamo noi fra i primi, con altre regioni e anche a livello internazionale. Sempre comunque mentalità open data, quindi gli obiettivi del nostro progetto, sempre comunque la dimensione territoriale, quindi la volontà di essere di riferimento, ma comunque di collante, se così vogliamo dire, per quel che riguarda gli enti del territorio, e un focus per quel che riguarda la misurazione di impatto. Come dicevo prima, il numero di dataset e il numero di scarichi credo che non soddisfi ormai più di tanto. Ottimo, come posso dire, gli spunti che vengono da iniziative come Open Data 200, di cui si è fatto anche questo riferimento più di una volta in questi seminari. E questi, come posso dire, questi obiettivi come li potremmo aumentare da un certo punto di vista? Noi crediamo che la misurazione dell'impatto, partiamo dal discorso di misurazione dell'impatto, debba partire dalla definizione di obiettivi più ampi dell'open data. Cioè non dobbiamo misurare l'open data fine a se stesso, col numero di dataset pubblicati, ma dobbiamo misurare in qualche modo cosa abbiamo ottenuto pubblicando questi open data. Questa è anche una richiesta che ci viene fatta appunto dai nostri decisori, da coloro che continuano per fortuna fino ad oggi a mantenere un buon commitment su quello che è la nostra azione sugli open data. E come possiamo fare questo tipo di valutazione? Bisogna focalizzarci su obiettivi più ampi che non siano la mera pubblicazione del dato. Miglioramento dei servizi della mobilità? Bene. Da lì tutta l'azione relativa alla pubblicazione e alla messa a disposizione dei dati della mobilità. Se trovassimo poi di questi obiettivi più ampi qualcuno che ci potesse accomunare, sicuramente potremmo anche lì avere pochi, perché gli ambiti sono i più disparati e probabilmente la strategicità degli ambiti sono differenti anche da ente a ente. Quindi trovarne pochi su cui accordarci ed eventualmente anche lì sfruttare la potenzialità della condivisione del lavoro congiunto. Di conseguenza anche la definizione di dati strategici e dati su cui focalizzarci potrebbe avere un ritorno da questo punto di vista, da un'azione di questo tipo. Per quel che riguarda invece la predisposizione, che io qua ho riassunto come a supporto di una pubblica amministrazione più orientata ai dati open in generale, quindi la predisposizione alla nativa, alla pubblicazione dei dati, alla condivisione dei dati, come avevo detto prima nella definizione, qui, come dire, è come parlare dei back office del vecchio government. Sicuramente abbiamo problematiche di tipo, problematiche nel senso abbiamo talmente ambiti diversi da ente a ente, da tipologia di ente a tipologia di ente, che trovare degli approcci comuni sarà sicuramente più difficile. Ciò non toglie che sicuramente dal punto di vista di un minimo livello di modelli organizzativi, funzionali,
e anche eventualmente di diciamo così, aspetti tecnologici di condivisione, anche questi potrebbero essere in qualche modo, potrebbero dare spunto per efficientamenti e miglioramenti delle nostre azioni. Massimo, fermo grazie qui. Mille. Io ne approfitto per rilanciare quello che veniva fuori anche dalla chat, nel senso, non so, sono iniziative davvero molto interessanti. Se non hai impegni per il ponte del 2 giugno, puoi affacciarti a Caltanissetta, dove credo Ciro Spataro in prima persona organizzi Open Data Festival. Ok, quindi so bene. Penso che da Bologna a Caltanissetta non sia poi così distante. Non è facile. Caltanissetta è una cosa, insomma, però, il problema è quindi, nonostante la difficoltà di arrivarci, estendiamo l'invito, insomma, rilancio l'invito di Ciro a tutte le persone che ci seguono, può essere una cosa molto interessante. Grazie mille, io direi che Gabriele, se ti va, puoi concludere tu? Sì, no, non so quello che sono arrivato un pochino tardi, ma non so quello che avevi già anticipato. Ringrazio naturalmente tutti quanti, spunti molto interessanti, ci sono veramente spunti molto interessanti. Volevo ricordare proprio che noi oramai dobbiamo concentrarci, sono perfettamente d'accordo con Massimo, sul cambiamento di rotta, diciamo siamo inquadrati per quanto riguarda alcuni aspetti che ormai abbiamo già trattiamo da un po' di tempo, quanti data set sono aperti, eccetera, eccetera, dobbiamo cambiare un po' la rotta. Andare a creare, io voglio insistere su un network di una comunità, diciamo, che segue queste attività in modo diretto, e vorrei proseguire esperienze nell'ambito del network OT11-OT2, che potrebbe essere un buon contesto in cui valorizzare certe azioni. E sono d'accordo anche col tema di andare a vedere dataset di un certo tipo, di un certo pregio, per valorizzare effettivamente, dare spazio anche al riutilizzo, al fine ultimo poi dell'open data. Ricordo soltanto adesso, insomma, giusto in chiusura, quel questionario che abbiamo messo sul, penso che tu l'abbia già detto Gianfranco, quel questionario che abbiamo messo su DatiGov, che ci consente di fare un primo rilevamento sull'open data in Italia, che dobbiamo, con cui fornire poi risposte complessive alla Commissione europea su questo tema. Su questo poi magari avremo modo nei prossimi giorni di richiamare l'attenzione con una mail specifica, almeno per quanto riguarda le regioni che sono gli interlocutori, insomma, diciamo, un po' più diretti, più immediati, per contribuire a questa indagine e per poi avviare un nuovo step lavorativo in ottica di quello che è stato detto sia un po' da Toscana che anche da Emilia Romagna, ma anche come mi hanno riportato dalle altre regioni nelle settimane precedenti. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima. Grazie a tutti, grazie Gabriele, grazie a tutti i relatori di oggi. A breve su DatiGov piuttosto che sul nostro account Twitter per novità riguardo iniziative di questo tipo. Se vi va, 2 giugno a Caltanissetta. Ciao. Ciao a tutti.